scarti biodegradabili delle nostre cucine, dei nostri piatti, rappresentano in peso circa il 30% dei rifiuti che ognuno di noi produce, il che equivale a dire che su 500 kg che ogni italiano produce in un anno, 100-120 sono gli scarti dei nostri piatti. Nei comuni dove esiste la raccolta differenziata è semplice organizzarsi con un sottolavello in cui inserire un sacchetto in materiale biodegradabile dove inserire e conferire gli scarti dei nostri piatti. E in questo modo i nostri scarti insieme a quelli delle altre famiglie verranno avviati ad impianti industriali, detti impianti di compostaggio, che in modo più rapido ripercorrono quanto accade in natura. Trasformano in pratica i nostri stessi scarti in terriccio, detto compost. Lo stesso procedimento lo possiamo fare direttamente nei nostri giardini, tanto che si parla di compostaggio domestico. Per i molti di noi si stima circa il 40% in Italia che hanno un giardino o un orto, possono ricavare un piccolo spazio all'interno del giardino stesso per praticare il compostaggio domestico. Ottenere così un buon terriccio da utilizzare direttamente nel proprio orto, nel proprio giardino o nei vasi quando in primavera si reinvasano i fiori. In pratica fare un po' come facevano i nostri nonni che non producevano rifiuti e riutilizzavano il più possibile. Fare il compostaggio domestico significa anche evitare di dover raccogliere questi scarti, doverli trasportare e utilizzare all'interno di impianti industriali con un consumo di energia e produzione di emissioni. Se poi siamo in un contesto urbano, possiamo aiutarci con delle piccole attrezzature, come le compostiere, in modo da rispettare anche così le buone norme di vicinato. Se poi abbiamo la fortuna di avere un giardino con delle siepi o delle piante, possiamo ottenere gli avanzi della potatura per sminuzzarli e addizionarli al materiale in compostaggio. Per ottenere un buon compost occorrono tre condizioni. La prima è avere del materiale da avviare al compostaggio e fare attenzione nel miscelarlo bene. La seconda condizione sono i microrganismi, i veri responsabili e protagonisti della trasformazione dei nostri scarti in ottimo terriccio. La terza condizione è l'ambiente, assicurare le migliori condizioni ai microrganismi affinché possano operare al meglio la trasformazione. Qualunque materiale biodegradabile può teoricamente essere compostato. In pratica tutti i materiali vivi, cioè che arrivano dalla natura, possono tornare alla natura completando così il grande ciclo della materia. Gli scarti delle nostre mense e dei nostri giardini sono tutti appunto degradabili. È il caso per esempio di scarti di frutta o di verdura avanzata dai nostri piatti. Possono essere anche avviati al compostaggio con relativa facilità pane raffermo, fazzoletti di carta utilizzati in cucina o bustine di tè. Altro materiale come ad esempio piccoli pezzi di legno o tappi di sughero sono sì biodegradabili ma richiedono tempi lunghi. Altri scarti come avanzi di pesce, di carne, lettiere ed eiezioni animali sono biodegradabili ma richiedono molta cautela e attenzione perché sono materiali biologicamente complessi e che se non adeguatamente compostati con molta attenzione potrebbero causare cattivi odori. Fare il compostaggio domestico significa risparmiare fino a 120 kg per abitante all'anno. Cioè una famiglia che fa il compostaggio domestico può evitare di produrre e quindi di far raccogliere e di avviare al compostaggio industriale fino a 400 kg di rifiuti all'anno.